capacità di contaminazione, secondo me, è strettamente collegata alla materialità del tema. Purtroppo, nel senso che al di là del valore con cui un investitore abbraccia una tematica, poi c'è ovviamente l'aspetto finanziario che è ancora, e per un certo punto di vista dovutamente, quello che prevale. E quindi diciamo che la contaminazione avviene nella misura in cui tanti si muovono nella stessa direzione, più si muovono più diventa sconveniente continuare a perseguire delle azioni che non sono in linea con i valori che noi abbracciamo. La contaminazione probabilmente è proporzionale alla materialità di un tema, nel senso che più si muovono agenti nella stessa direzione e più diventa anche remunerativo o abbracciare un tema o rischioso non farlo. Il tema del cambiamento climatico, secondo me, è molto emblematico. Fino a pochi anni fa era una tematica sconosciuta o comunque bisfrattata, adesso è di moda, fino ad aver definito addirittura il greenwashing, quindi diciamo, avendo portato all'estremo. Però questo fa capire quanto più una tematica è abbracciata da investitori insieme e più diventa conveniente farlo. Purtroppo è così che ragionano i mercati, in un certo senso. Sono sempre di più gli investitori che si dicono green, che adottano criteri ambientali e sociali di governance. Viene il sospetto che stia diventando una moda, che per certi versi può essere anche una cosa positiva, se poi ai proclami conseguono azioni concrete. Un esempio è quello degli armamenti. Fino ad oggi è stato un tema poco trattato e con l'investor statement che Etica SGR ha proposto, ha raccolto il favore di 37 istituzioni finanziarie a livello globale che rappresentano 230 miliardi di euro. L'obiettivo è ovviamente raggiungere una platea più ampia possibile e questo è possibile solo se tutti si muovono insieme, nel senso che quando un tema diventa economicamente materiale, allora sì che si riesce a raggiungere il risultato voluto.